amici di Bieppi, per il Pescara un raggio di sole, finalmente, e qui parliamo di campo, di campionato, ma anche qualche nube e qui invece parliamo di aspetti societari. Cominciamo con il campo, perché è arrivata questa sospiratissima prima vittoria stagionale contro il Cittadella, grazie soprattutto ad un gran bel primo tempo con 3 gol segnati, la scintillante doppietta del colombiano Seter, a cui si è aggiunta anche la gran punizione dello sloveno Vokic, trequartista di talento arrivato in prestito dal Benevento. Qualche ansia casomai nel secondo tempo, perché il Cittadella ha accorciato, ha avuto anche il calcio di rigore non trasformato poi da colui che solitamente invece è uno specialista, Iori, ma insomma alla fine i 3 punti sono stati portati a casa, utilissimi per poter sistemare un po' la classifica. Il Pescara non è più ultimo, e anche per consolidare, per dare più certezze e rassicurazioni a Massimo Oddo. Adesso naturalmente questi miglioramenti andranno confermati nel prossimo turno dopo la sosta contro la Spalla. Attenzione, perché quella di Marino è una delle squadre più in forma del momento, se è vero che è reduce da 3 vittorie consecutive. I prossimi invece potrebbero essere giorni decisivi circa il futuro della società. L'imprenditore milanese Leonardo Pavanati ha annunciato, è uscita allo scoperto, circa le sue intenzioni di acquisire la società biancazzurra. Daniele Sebastiani ha confermato l'interesse di questo imprenditore e del gruppo che lo stesso Pavanati rappresenta. Sebastiani però ha anche detto con molta chiarezza che per poter arrivare alla cessione della sua società avrà bisogno garanzie solide, robuste, certificate, e su questo aspetto, almeno da parte dell'ambiente, resistono ancora diversi dubbi. Sebastiani in questi ultimi anni è finito al centro del mirino dei tifosi, molto contestato, intorno a lui molte polemiche, ma di sicuro ha saputo assicurare al club biancazzurro anni importanti, sia a livello tecnico ma sia a livello anche finanziario, con conti sempre a posto. Il Pescara è un patrimonio di questa città ed è importante, necessario che continui ad esserlo, quindi con un futuro chiaro. Bieppi, alla prossima.